ragazzi, siccome non c'è mai fine ai problemi tecnici, la macchinetta ha deciso di corrompermi tutta la parte iniziale della mia facecam, per cui diciamo che il primo video che ho registrato della facecam, della prima parte del gameplay, è corrotto, quindi il file è totalmente inaccessibile. Per cui faccio questa breve intro al video con ciao a tutti, ciao e benvenuti a giocherini in questo nuovissimo video random del sabato, eseguito anche questa volta su Overwatch. Il vincitore di questa volta, diciamo così, è Vice Divo, che la volta scorsa mi ha proposto di utilizzare Genji. Grazie Stefano, perché con Genji mi sono trovata abbastanza in difficoltà. Infatti ragazzi, possiamo benissimo vedere che la difficoltà di questo personaggio è di 3 stellette su 3. Quindi nella seconda parte del video, ragazzi, potrete vedere almeno un paio di partite in cui me la sono destreggiata proprio di merda con Genji, perché ragazzi è un personaggio veramente difficile da utilizzare. O lo si odia o lo si ama, questo insomma l'ho detto anche durante il video, non so se lo vedrete. Io probabilmente lo odio, ragazzi, perché non riesco ad usarlo bene, non riesco ad essere efficace con questo personaggio. Per cui adesso buona visione. Ok ragazzi, la macchinetta ha deciso di interrompere la registrazione da sola, non ho la minima idea del motivo. Quello che ci mancava, infatti mi hanno anche ammazzato, ragazzi, che ve lo dico a fa. Vabbè, non sto colpendo nessuno, non so se ci siamo resi conto di questa cosa. Rompete sta barriera! Oh. Allora, c'ho la ultra a disposizione, questo è vero, ma ho anche paurissima, ecco, ad avventurarmi. Infatti, vedete poi che cosa succede quando ci si avventura. Vabbè, forse è buono, ma va a morire ammazzato, va vaffanculo. Avevo usato la ultra, finalmente sta stronza maledetta. Ecco, sconfitta. Figuriamoci. E vai, come fare una magrissima figura di merda, giocherina. Usa Genji. Oh, addirittura un elogio, ma ragazzi, chi è scemo qua da dare un elogio a me? Io vi ringrazio al più profondo dell'anima, però cioè, 35%, precisione media totale 18%, che schifo! Pronti a fare un'altra magrissima figura di merda? Sì, però ragazzi, qualcuno di voi deve scegliere un guaritore. Oh, prontissimi ad attaccare, ciao! Prendissimi a morire! Genji è più da vicino, ragazzi, c'è sta poco da fa. Purtroppo è così. Eccolo là, passo di nuovo. Ok, per una volta ho usato R1 in maniera abbastanza corretta, diciamo così, non facendo troppo una magra figura di merda. Che sta succedendo qua dentro? Ah, ok, ecco che cosa sta succedendo. Vabbè, ma qua non si va da nessuna parte, però, ragazzi, così, eh. Oh! Oh! Cioè raga, con questo cazzo di Genji ci vuole una precisione talmente assurda. Una precisione, perché se no tu lanci sti cazzo di shuriken così totalmente a caso, ma ci vuole totalmente random dappertutto tranne che sui nemici. Non è finita a fa figura di merda, questo è poco ma sicuro. Vedete, cioè o lanci bene o lanci proprio come il culo, o lanci sui muri, o lanci sugli alberi, dappertutto dove caspita vuoi, ma non dove vuoi che arrivino. Che vergogna, almeno negli altri episodi, ragazzi, sono riuscita a combinare qualcosa, mo proprio non ci siamo. Vabbè, qua è stata fatta una strage, appena fatta una strage, secondo voi è il caso che io mi avventuri totalmente da sola? Madonna, non faccio in tempo ad avvicinarmi. Forza raga, mi sto aspettando e muori insieme. Non sto combinando niente di niente. Che bella merda con questo personaggio. Non posso combinare nulla di nulla. Così va proprio di merda. Va proprio di merda. Dove sono i guaritori? Che cazzo? Dove cazzo sono i guaritori? Ragazzi, ma lo fate il vostro dovere, sì o no? E dai, miracolo, miracolo! Scappa, 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 scappa. Pure io sarei scappata,
sto tranquilla. I guaritori! Oh! Ma ci stanno o non ci stanno? Zeniatta, ho bisogno! Oh, manco mi cacano. Mi servono pure, sarebbe ora che te ne accorgessi, cioè che tu facessi il tuo dovere in questa caspita di squadra. E vabbè ragazzi, mi dovete dare una calmata però. Una calmata, te ne vita, batti la croce tua madre. Dai, oh, forza così, eccola, pure risuscitato. Grazie. E vabbè. È 10 secondi, qua c'è una moria di macchie. Ecco. Sapevi. Sempre alle spalle mi ritrovo sto stronzo, sempre. Niente, raga. Proprio de merda, che più de merda non si può. Azione migliore. Un altro elogio. Ma ragazzi, cioè svegliamo sì o no? Cioè, elogio di che cosa? Elogio alla schifezza. Questo che vuole restare in squadra non sta bene. Ah, la precisione, ragazzi, è ancora peggio di prima. Io e questo personaggio siamo tipo due, non pianeti, due universi opposti. Cioè, secondo me Genji io lo odio o lo ami, ragazzi. E io lo odio. Peccato, perché è un personaggio fighissimo, capite? Ragazzi, un guaritore. Dagli forza. Oh! Crazy Gamer 139, chiunque tu sia, te voglio bene. Ciao ragazzi, ciao. Oh, allora. Ehi ragazzi, lì. Oh, no, passi o no. Mori. Qualcuno lo ammazzi, ok, perfetto. Ovviamente non ho partecipato all'uccisione. Oh, oddio che miracolo ragazzi, se faccio una uccisione a partita è pure troppo, direi. Ok, almeno siamo riusciti a conquistare un obiettivo. Cioè io sarei contentissima se vincessimo anche solo questa partita, dai. Sarebbe fantastico, nascondete un po', ecco. Ah, ma pure mandate il gruppo alla discordia, ma vaffanbello, va. Non sono ancora riuscita ad usare, ragazzi, una volta la ultra. Non so se ci siamo resi conto di questa cosa. Un altro dio, miracolo, che caspiterina è successo. Che sta succedendo? Sta succedendo il casino qua, non so perché, non so dove, non so quando, non so perché. Oh, vabbè, ma è durata pochissimo. Un altro elogio. Ragazzi, grazie, ma voi siete veramente troppo buoni. No, visto che questa è durata così poco, proporrei di farne un'altra, ragazzi. Una uccisione presso l'obiettivo, ma non ho trovato la medaglietta d'oro. Cioè, del tipo, oh, visto che stai a fare così pena, dai, per una volta che hai fatto qualcosa, te la diamo per grazia divina, dai. Andiamo a farci fare le chiappe a strisce. Sto arrivando in ritardo, ragazzi, aspettatemi. Ok, sono tutti spappagliati. E io ve raggiungo, ragazzi, anche se l'obiettivo... Oh, merda, no. No, c'è il criceto. E vabbè ragazzi, sto per morire malissimo, non so chi è che mi sta sparando. Era lei. E muore, ovviamente la kill non era mia. Per una volta che stavo combinando qualcosa nella mia vita con Genji, per una volta, dico io, no? Oh, minchia, l'ho sparato tipo 5 volte, l'avessi beccata una volta. Oh, minchia, è pericolosissima questa stronza. Oh, incredibile, ho fatto una kill, raga. Oddio, adesso lo rimpiangerò. Ragazzi, cioè vedete che è impossibile beccarli, è impossibile. Vabbè. Ecco, ho attivato la ultra per sbaglio e pensavo di aver attivato R1, perché ho premuto entrambi praticamente quasi contemporaneamente. Quanto posso essere demente. Vabbè, ma non è giusto. Che cosa posso fare? Vabbè. Che cazzo. Madre mia, che disastro. Oh, dove vai te? Ok. Che nessuno si muova. Ok, hai rischiato troppo, Bassio. Mi dispiace per te. Ok, avanti così. Oh, porca miseria, attenzione. Madonna. Che cazzo. Pure, sì, vabbè. Vattene a fanculo. Cioè, questa
è arrivato poco, è spuntato dal niente e c'è stavo io in mezzo là fuori come una deficiente. A che me serve la mia ultra? A che serve? A, cioè come la... non lo so. Vabbè, come non detto. Ok. Ragazzi, non sto colpendo nessuno. Sto lanciando shuriken a maetta tipo da 2 minuti e non ho colpito nessuno, va bene? Oh, che cavolo, mi devo arrivare tanto, vabbè che... sì, probabilmente è più, ragazzi, un attacco da vicino, eh. Cioè, ovviamente più lontano e meno preciso. Questo mi pare ovvio, non è che sono così deficiente da non capirlo. Però, ne lancio tipo 100. Mi auguro che almeno uno arrivi a un cazzo di obiettivo, no? Ah, oddio, che è successo? Sono ancora in partita. Manco me ne ero accorta. Oddio, no. Oddio, no. Fa qualcosa che coda. Mori, devi morire! Che cazzo! Ecco, sto morendo io! Mori, vaffanculo! Ma che cazzo! Alla fine devo morire io! Madonna santa, con 15 di vita! Ci siamo? Nerfa questo! Via, oh! Finalmente! Ovviamente, ragazzi, quando c'è Bastion, di solito le azioni migliori della partita sono sempre di Bastion. Di sicuro sono morta pure io là in mezzo. Quanto ci scommettete? No, un miracolo, ragazzi. Di solito nella schermata alla fine ci sto sempre io fra le morti, sempre. Vabbè, ragazzi, allora, quest'oggi abbiamo potuto sperimentare quest'altro personaggio che abbiamo visto, appunto. È vero, ragazzi, è di alta difficoltà. Infatti ho fatto proprio cagare. Se settimana prossima, ragazzi, dovessi avere ancora l'abbonamento attivo, ci farò ovviamente un altro video. Per cui, se volete suggerirmi un altro personaggio da utilizzare la prossima volta, ragazzi, mi raccomando di farlo qua sotto nei commenti. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!